Buongiorno, nella lezione di oggi continuiamo a parlare di sistemi che presentano elementi rotolanti, fino ad arrivare a parlare dei cuscinetti a rotolamento. Allora, partiamo da un esempio semplice per capire quali sono le motivazioni che hanno portato all'introduzione di questi componenti che prevedono la presenza di elementi rotolanti. Immaginiamo di avere un blocco, un blocco rigido che deve essere spostato su un piano scabro in presenza di attrito. Bene, se questo blocco presenta naturalmente un peso proprio P applicato nel proprio baricentro, sappiamo bene che per spostare questo blocco applicando una spinta S a velocità costante è necessario applicare una spinta che sia uguale alla forza di attrito che viene esplicata dal piano scabro. Tant'è vero che il piano esercita sul blocco, come ben sappiamo, una forza tangenziale T ed analogamente per l'equilibrio alla traslazione verticale una risultante delle forze di pressione al contatto che possiamo indicare con N. Allora ci troviamo in condizioni di puro strisciamento, quindi in condizioni di attrito dinamico, e sappiamo molto bene che T è uguale ad Fn in considerazione dell'attrito columbiano che è presente tra i due corpi a contatto, dove F, sottolineo, è il coefficiente di attrito dinamico poiché siamo in presenza di moto relativo a velocità costante. Bene, l'equilibrio ci porta a dire che N è uguale a P e in senso orizzontale che la spinta da applicare è uguale a T, ma in considerazione dell'attrito dinamico, queste sono le equazioni di equilibrio, questa S alla fine è uguale a T, cioè è uguale ad F per N, ma F per N con N uguale a P. Quindi alla fine, in maniera molto semplice, noi possiamo dire che per muovere questo blocco a velocità costante su un piano scabro dobbiamo andare ad applicare una spinta che è calcolabile in questo modo, che quindi è direttamente proporzionale al coefficiente del attrito dinamico e direttamente proporzionale al peso proprio del blocco da spostare. Bene, questo per noi è un riferimento, ci aiuta a ragionare per capire bene qual è il vantaggio nel momento in cui noi andiamo ad interporre alla superficie di contatto degli elementi rotolanti, cioè dei rulli, per esempio. Allora passiamo da questa schematizzazione a quest'altra. Quindi immaginiamo di avere questo blocco, lo immaginiamo applicato, appoggiato su due rulli. Per semplificare un po' le cose, così abbiamo un sistema isostatico e quindi staticamente determinato. Ecco, questo blocco immaginiamo sia lo stesso, è dotato naturalmente di un peso proprio la cui risultante, ben sappiamo, è applicata nel baricentro G del blocco stesso. Va bene? Come al solito noi vogliamo movimentare questo blocco a velocità costante. Allora, che cosa succede? Abbiamo interposto però ora degli elementi rotolanti, ok? Allora, che cosa succede? Se noi ipotizziamo di trascurare l'attrito volvente che abbiamo introdotto nella lezione scorsa, e sappiamo che possiamo tenerne conto in considerazione della deformabilità dei corpi a contatto e per il tramite di un parametro di attrito volvente o di un coefficiente di attrito volvente, e quindi riteniamo in maniera ideale che i corpi siano perfettamente rigidi, ecco, che cosa succede? Se io vado ad isolare uno dei due elementi rotolanti o tutti e due,
che cosa succede? Che io qui ho una reazione al contatto, quindi punti di contatto nelle condizioni ideali di corpi perfettamente rigidi, i punti di contatto del rullo con il piano di appoggio e del rullo con il blocco da trasportare sono rispettivamente questo e questo, questo e questo per i due rulli, ok? Cioè si trovano sulla verticale, sulla stessa direzione di applicazione del peso in questo caso, ok? Quindi naturalmente si esplicano delle reazioni che sono naturalmente applicate proprio nel punto di contatto, non avendo questa reazione nessuna eccentricità rispetto alla verticale, perché ripeto, ci siamo messe nelle condizioni ideali di corpi perfettamente rigidi, ok? E quindi per i quali un parametro del tiro volvente è uguale a zero. Naturalmente qui ci sarà un'altra forza che sarà anch'essa applicata nel punto di contatto. Bene, queste due forze stanno in equilibrio soltanto quando sono uguali e contrarie, giusto? Perché abbiamo una condizione di puro arrotolamento a contatto con il piano di appoggio e una condizione di puro arrotolamento a contatto con il blocco da trasportare. Che cosa succede? Che naturalmente per il principio di azione e reazione, se andiamo a puntare l'attenzione sull'equilibrio del blocco da trasportare, noi abbiamo una reazione N1 verticale e una reazione N2 verticale. Ecco, se il baricentro fosse posizionato in questa configurazione esattamente a metà, naturalmente N1 è uguale ad N2 che è uguale a pi mezzi. Se viceversa questo si trova spostato, naturalmente le due reazioni sono diverse, facilmente calcolabili con l'equazione della statica. Ma che cos'è che volevo mettere in evidenza in questo esempio, in questa situazione ideale in cui sono presenti degli elementi rotolanti? Che tutte queste forze, 1, 2, 3, che sono le forze agenti sul blocco, sono verticali, ok? Quindi se questo blocco si muove a velocità costante, e pertanto non sono chiamate in causa le forze inerzia perché non è presente alcuna accelerazione, è possibile mantenere a velocità costante questo blocco senza applicare alcuna forza. E quindi già incominciamo a vedere il grande vantaggio nell'utilizzo degli elementi rotolanti rispetto al caso in cui abbiamo strisciamento, cioè attrito radente. In questo caso, sottolineo, S è uguale a 0. Ok? Bene, le cose non stanno esattamente così, perché in questo caso ci siamo messi nella situazione ideale in cui l'attrito volvente è trascurabile. In realtà l'attrito volvente c'è e si fa sentire. Allora, vediamo in considerazione dell'attrito volvente, ma sempre ovviamente in presenza degli elementi rotolanti, che cosa succede, che cosa cambia. Rifaccio ancora una volta uno schemino per non sovrapporre le figure e quindi andiamo a vedere che cosa succede in questa nuova situazione, ok? Questo è il piano di appoggio. Naturalmente qui nel baricentro G è sempre applicato il peso del blocco da trasportare e andiamo ora però a tener conto della presenza dell'attrito volvente. Quindi ipotizziamo comunque di avere dei contatti di puro arrotolamento anche dal punto di vista cinematico, quindi vuol dire che il centro di istantanea rotazione del moto assoluto del rullo è questo, il centro di istantanea rotazione del moto relativo tra il singolo rullo e il blocco è quest'altro punto di contatto. Ma sulla cinematica ci ritorniamo sopra tra poco, proseguiamo con queste considerazioni che fanno invece riferimento al valore della spinta S da applicare. Allora, come fatto prima, con la tecnica del free body andiamo ad isolare il singolo rullo, va bene? E adesso, a differenza di quanto ipotizzato prima, se teniamo conto dell'attrito volvente è naturale che il punto, la risultante delle forze a contatto non è più secondo la verticale passante per il centro del rullo, ma risulta naturalmente spostata. Spostata dove?
chiaramente in modo tale da generare una coppia resistente. Quindi se questa è la velocità, ok, anche qui noi ipotizziamo di avere una velocità costante verso destra, per esempio, naturalmente abbiamo una omega qui e una omega che naturalmente sono orarie, ok, dalla cinematica. Quindi questo è importante per verso di rotazione, perché naturalmente l'eccentricità della reazione vincolare deve essere tale da generare una coppia resistente. Ok, quindi questa eccentricità nel contatto tra il rullo e il piano è sulla destra, compatibilmente con il verso orario della omega. Quindi in realtà noi possiamo qui andare a considerare un parametro di attrito volvente che è misurato in millimetri, no? È una distanza. Quindi il punto di contatto è questo, naturalmente esagero per rendere la cosa più evidente, ok? Quindi nell'area di contatto, come abbiamo visto l'altra volta, abbiamo un diagramma delle pressioni e questo porta ad una forza risultante. Siccome il diagramma delle pressioni non è più simmetrico ma è asimmetrico rispetto a questa verticale, naturalmente la risultante sarà applicata nel baricentro del diagramma di carico e quindi leggermente verso destra. Benissimo. E naturalmente un analogo discorso vale per il contatto tra il singolo rullo e il blocco. E il blocco perché naturalmente noi abbiamo questo verso, ma riportandolo anche di qui è la stessa cosa, quindi abbiamo questo verso orario, quindi nel moto relativo al blocco il rullo si sta muovendo, diciamo, verso sinistra il proprio centro nel modo relativo al blocco, va bene? In assenza di strisciamento, ok? Quindi rimane valida l'ipotesi di puro rotolamento, anche in considerazione dell'attrito volvente. E allora vedete che qui questa reazione, ok? Se indichiamo questo con 1, questo con 2, questo con 3, e questo con 4, questa sarebbe la reazione 1 su 2 e questa è la reazione totale di 4 su 2, va bene? Ecco, qui noi in maniera analoga possiamo indicare questo con 1, 2, 3 e 4, quindi qui abbiamo una reazione totale che passa per questo punto, che sarebbe la R12, la cui direzione ancora la dobbiamo definire, e in quest'altro contatto tra il rullo e il blocco abbiamo un'altra eccentricità che può essere uguale o diversa naturalmente da questa, perché i materiali a contatto possono essere diversi, cioè il blocco può essere diverso rispetto al piano di appoggio, no? E quindi il parametro di attrito volvente potrebbe essere diverso rispetto a questo. Ipotizziamo che sia lo stesso, per semplificarci un po' la vita in questa fase, quindi qui abbiamo U. La cosa importante, ripeto però, che l'eccentricità questa volta è verso sinistra, perché nel moto relativo il rullo si sposta verso sinistra, d'accordo? Bene. Quindi questo è il punto di applicazione della reazione 1-2, questo è il punto di applicazione della reazione 4-2, va bene? E anche in questo caso abbiamo solo due forze che agiscono sul rullo, come in questo caso. L'unica differenza è che i punti di contatto, di applicazione delle forze, non sono più questi lungo la verticale passante per il centro del rullo, bensì sono questi. Quindi qual è l'equilibrio? Sono sempre due forze, queste due forze sono in equilibrio quando sono uguali e contrarie, quindi questo ci porta ad individuare questa direzione, ok? Questa direzione, e naturalmente abbiamo due componenti anche tangenziali, va bene? Quindi abbiamo una situazione di questo tipo. Questa è la T1-2 e quest'altra componente, quella verticale della R totale, va bene?
quella verticale della R totale, la indichiamo con n 1, 2. La somma vettoriale di queste due porta ad avere una risultante 1, 2. Va bene? Così. Questa forza, che sarebbe la risultante delle forze a contatto, è equilibrata da una forza uguale e contraria, che è applicata su quest'altro punto. Va bene? Questo vuol dire che avrò una R 4, 2 di questo tipo, che presenta queste componenti: componente verticale, che è la N 4, 2, ed una componente orizzontale che rappresenta la T 4, 2. Va bene? Quindi la somma di queste due vettoriale mi dà la R 4, 2, che è uguale e contraria alla R 1, 2, perché l'equilibrio del rullo deve comunque essere rispettato. Va bene? Ecco, questo per quanto riguarda l'equilibrio del rullo sulla destra. Possiamo fare un ragionamento analogo all'altro rullo, ma ipotizzando che i parametri di attrito volvente siano tutti uguali, ok, sia per i contatti con il piano di appoggio che per i contatti con il blocco traslante, ok, che cosa viene fuori per quanto riguarda l'equilibrio del blocco? Allora viene fuori questo. Quindi questa sarebbe la verticale passante per il centro del rullo, analogamente qui riportiamo la verticale passante per il centro del rullo di sinistra, e naturalmente questa è la R42, ma al contatto, e ovviamente anche qui questo è lo stesso punto di contatto, questo è eccentrico, va bene? Eccentrico di quale quantità? Sempre di U, va bene? Analogamente qui abbiamo una eccentricità sempre pari ad U come parametro di attrito volvente. Quindi questi sono i punti di applicazione delle reazioni vincolari. Questa sarebbe il punto di applicazione della reazione vincolare 2-4 e questa 3-4, va bene? Ma quali sono le direzioni? Ovviamente le stesse, principio di azione e reazione, quindi ci troviamo praticamente questa direzione e analogamente questa direzione, ok? Che sono parallele tra loro, perché noi abbiamo ipotizzato che i parametri di attrito volvente fossero gli stessi in tutti i contatti. E quindi ci accorgiamo cosa? È che queste reazioni vincolari non sono più verticali, no? Ma sono inclinate verso sinistra. Ecco, sono uguali e contrarie, quindi qui posso andare direttamente, per non complicare troppo il disegno, a rappresentare la R24 ed analogamente qui vado a rappresentare la R34. Ok? In più il blocco, se andiamo ad isolare il blocco con il solito approccio del corpo libero, del free body, ok, è soggetto a queste forze più la forza peso. Va bene? Ma se noi andiamo a verificare l'equilibrio della traslazione verticale, ok, perché qui ci troviamo la N34 e ci troviamo naturalmente anche la N24. Ma la cosa interessante è che abbiamo due componenti orizzontali che si oppongono al moto, perché il moto è dettato dal verso della velocità. Va bene? Quindi andiamo qui a mettere in evidenza sul blocco queste due componenti tangenziali, che poi non sono nient'altro che queste cambiate di segno. Allora, ecco qui che abbiamo questa componente e quest'altra componente, va bene? Di conseguenza, se noi vogliamo tenere in movimento il blocco con velocità costante, dobbiamo applicare una forza, cioè una spinta.
perché se noi lasciassimo le cose come stanno, questa sarebbe la condizione iniziale di moto con una certa V con zero, ma poi si ferma, e questo è abbastanza, diciamo, intuitivo, no? Perché se noi abbiamo un blocco che sta su dei rulli e si muove a velocità costante, dopo un po' si ferma se non viene applicata una spinta per effetto della resistenza al rotolamento, giusto? Esattamente. Quindi dobbiamo qui andare ad applicare una spinta S, ok? In maniera simile a quanto accadeva nel caso dello strisciamento, ma comunque con dei grossi vantaggi, va bene? Perché se io vado a fare l'equilibrio del blocco in senso orizzontale, cosa viene fuori? Viene fuori che la S sarà uguale alla T, che è la T 3,4 più la T 2,4. Quindi la S deve essere uguale a questa. Ancora deve essere ancora verificato per l'equilibrio alla traslazione verticale che il peso proprio del blocco deve essere uguale ad N3,4 più N2,4. Ok? Ed ancora possiamo fare l'equilibrio alla rotazione. Alla rotazione, per semplificare le cose, ipotizziamo che in questo istante P sia nella mezzeria. Se facciamo l'equilibrio alla rotazione, le due componenti tangenziali hanno momento nullo. Se scegliamo per esempio questo come polo, possiamo scrivere semplicemente che P sarà uguale P moltiplicato L mezzi più U, giusto? Rispetto a questo polo. Andiamo qui a riportare le distanze, ipotizziamo, ripeto, che il baricentro sia posizionato in mezzeria, in questo caso, quindi questo è L mezzi, questo è L mezzi, quindi equilibrio della rotazione intorno a questo punto A, P per L mezzi più U, ok? Deve essere uguale alla N, che continuo ad indicarla come la N2,4, che moltiplica questa distanza, che comunque sarà uguale ad L. Queste sono le tre equazioni, di equilibrio che posso fare sul blocco. Va bene? Traslazione orizzontale, traslazione verticale, equilibrio dei momenti, quindi alla rotazione, scegliendo in maniera conveniente per esempio il polo A. Va bene? Ecco, allora se noi andiamo a guardare queste relazioni, ci accorgiamo che abbiamo un certo numero di incognite. Quali sono le incognite del problema? Abbiamo allora la N3,4, abbiamo la T3,4, abbiamo la N2,4, la T2,4 e la spinta S, ok? Cioè praticamente le quattro componenti delle reazioni vincolari più la spinta S, va bene? Possiamo scrivere tre equazioni indipendenti, non più di quelle, nel piano, per il singolo corpo rigido. Questo è l'equilibrio, ripeto, del solo blocco. Evidentemente ci mancano delle equazioni. Delle equazioni, ma in realtà noi abbiamo già schematizzato l'equilibrio del singolo rullo, e di conseguenza abbiamo che la R4,2 deve essere uguale e contraria alla R1,2. Bene, ma noi possiamo anche scrivere altre due condizioni. A questo proposito andiamo a considerare delle osservazioni di natura geometrica, che però sono collegate poi all'equilibrio delle forze. Ecco, se noi guardiamo questo triangolo rettangolo, e lo indichiamo, questo comunque possiamo lasciare il punto A, quindi A, B e C,
di questo triangolo rettangolo, noi vediamo che il lato AB è uguale a 2U, va bene? Allora, il lato AB di quel triangolo rettangolo è uguale a 2U e il lato BC dello stesso triangolo rettangolo sarà uguale a 2R, dove R è il raggio del rullo, va bene? Quindi noi possiamo andare a mettere in evidenza questo angolo che poi in realtà è uguale a questo, ma è anche uguale a questo, vale a dire l'angolo che la risultante totale forma con la verticale, va bene? E questo angolo lo indichiamo per esempio con φv, e quindi posso scrivere per questo triangolo rettangolo che la tangente di φv sarà uguale ad AB, cioè 2U, diviso BC, che è 2R, quindi 2 si semplifica, quindi la tangente di φv è uguale ad U su R. Ma se vi ricordate, U su R è proprio il coefficiente di attrito col mente. Va bene? Ok? Bene? Se questo è il coefficiente di attrito volvente, noi possiamo, e questo angolo è uguale a questo, noi possiamo trovare un legame tra la T e la da N per il tramite del coefficiente di attrito volvente, sulla falsa riga, diciamo, di quanto fatto per la situazione di strisciamento, anche se qui naturalmente la situazione è diversa. Cioè posso scrivere che cosa? Posso scrivere che la T1 con riferimento al sistema, scriviamo dunque la T24, vale a dire questa qui, la T24, che poi sarebbe la stessa di questa qui, in sostanza è uguale al prodotto del coefficiente d'attrito volvente per la N24, giusto? E ancora possiamo scrivere che la T34 sarà uguale ad FV per la N34. Analogamente per l'altro rullo, ok? Perché attenzione, diciamo che se il baricentro non fosse esattamente in mezzeria, queste reazioni sono diverse, ok? Quindi l'impostazione del problema è fatta nel caso più generale, va bene? Ok, quindi ho 3 equazioni più 2, 5 equazioni che possono essere risolte per poi dare come risultato naturalmente dei valori numerici a quelle incognite del problema, quindi calcolare tutte le reazioni vincolari più la spinta S, che poi è la somma di queste due. Ma diciamo, in questo caso possiamo arrivare subito a un risultato che ha un significato interessante anche dal punto di vista fisico, perché se io guardo la prima di queste equazioni, io posso scrivere che S è uguale alla somma delle T, ma ciascuna T la posso esprimere in questo modo, giusto? Seguitemi. Quindi metto in evidenza FV ed ho N24 più N34, ok? Ma la somma delle N è uguale alla P, quindi qui posso scrivere FV per P, cioè sono arrivato a questa espressione, cioè che la spinta da applicare al blocco per tenerlo in moto a velocità costante è direttamente proporzionale al peso proprio e direttamente proporzionale al coefficiente attrito volvente, cioè sono arrivato ad una relazione che è formalmente identica a quella che abbiamo scritto nel caso dello strisciamento, va bene? Poiché qui veniva fuori semplicemente che S è uguale ad FP, però qui F ha un significato fisico completamente diverso, è il coefficiente di attrito dinamico, va bene? Da quest'altra parte viene fuori un coefficiente di attrito volvente che è legato a fenomeni fisici completamente diversi da quelli dell'attrito radente e che è esprimibile, come abbiamo visto, in questo modo, cioè che FV
ve lo riscrivo qui, è la tangente di un angolo di attrito volvente, ok, che è uguale al rapporto di U su R, cioè dipende dal parametro di attrito volvente che tiene conto della deformabilità dei materiali, va bene, e del raggio del rullo. Quindi viene fuori che noi dobbiamo anche in questo caso, per mantenere una velocità costante, applicare una spinta che è direttamente proporzionale a V. Il vantaggio dove sta è che sono dei numeri completamente diversi, cioè il coefficiente di attrito dinamico radente e il coefficiente di attrito volvente sono completamente diversi, ok? Perché lì naturalmente dipende dallo stato delle superfici. Noi immaginiamo di avere anche una situazione non in presenza di lubrificante, quindi una situazione asciutta, diciamo così, e abbiamo dei valori che sono dell'ordine di grandezza di 0,1-0,2 come valore di attrito dinamico, ok? Qui abbiamo dei numeri completamente diversi perché anziché avere i decimi abbiamo i millesimi, no? Ovviamente anche qui dipende naturalmente dal rullo, perché se c'ho un pneumatico che è deformabile il discorso è diverso. Se però, come accade nei cuscinetti a rotolamento, nei pattini a rotolamento, come accade nelle ball screw e quindi nelle guide a ricircolo di sfere, naturalmente gli elementi sono molto rigidi, ok, quindi molto poco deformabili, e di conseguenza questo numero è molto piccolo. Da qui il grosso vantaggio nell'utilizzo di elementi rotolanti piuttosto che avere un contatto diretto di strisciamento. Bene, allora andiamo avanti con queste considerazioni. Mi sposto verso sinistra della lavagna e andiamo a fare ancora su questi esempi delle considerazioni di carattere cinematico, va bene? Di carattere cinematico. Allora, che cosa succede se noi andiamo ad isolare una parte del blocco e questo è il rullo a contatto? Naturalmente noi ipotizziamo di avere comunque un contatto di puro arrotolamento, sappiamo come fare per verificare le condizioni di puro arrotolamento, no? Perché calcolate anche dal sistema precedente la P e la N, noi comunque possiamo andare a verificare se siamo al di sotto del coefficiente dell'angolo di aderenza o del coefficiente di aderenza, e quindi questo ci consente di avere certezza del contatto di puro rotolamento. Va bene? Dal punto di vista cinematico, se ho un contatto di puro rotolamento, naturalmente questo vuol dire che se questo è 1, questo lo indico con 2 e questo lo indico con 3 in questo caso, questo è il centro di istantanea rotazione del rullo nel suo moto assoluto, assoluto rispetto al telaio, quindi rispetto al piano fisso. Giusto? Benissimo. Ecco, io qui non ho riportato l'altro rullo, ma naturalmente la velocità di questa è perfettamente orizzontale, quindi V uguale, tra l'altro costante possiamo dire, ok? Quindi è orizzontale. Quindi se noi volessimo individuare la posizione del centro di istantanea rotazione del membro 3, è un punto improprio, e quindi questo è il P3 che sta all'infinito, perché il moto è puramente traslatorio, giusto? È il P3. Se questo è il contatto di puro rotolamento, naturalmente questo coincide con il P2-3, cioè il centro di istantanea rotazione in modo relativo coincide col punto di contatto. E infatti, non a caso, risulta verificato il teorema di Aaron-Old-Kennedy, che deve essere naturalmente sempre soddisfatto. Ok? Allora, come possiamo ragionare? Possiamo ragionare in questo modo, perché se questo è il centro di istantanea rotazione nel moto relativo, vorrà dire che la velocità
di questo punto ritenuto appartenente al membro 3, cioè al blocco traslante, è naturalmente questa, cioè è la stessa velocità, giusto? Ma la velocità dello stesso punto ritenuto appartenente a 2 è ancora uguale, perché? Perché se la velocità relativa è 0, naturalmente le due velocità assolute di trascinamento coincidono, ok? Quindi questa è anche la velocità di questo punto ritenuto appartenente al rullo, cioè al membro 2, va bene? Insomma, morale della favola, se questo è il centro di istantanea rotazione del modo assoluto, come abbiamo già osservato, il diagramma delle velocità è questo. È triangolare e da qui ricaviamo la velocità di avanzamento del rullo. E osservo che cosa? È una cosa importante che ha delle conseguenze, cioè che la velocità del centro del rullo è la metà della velocità di avanzamento del blocco. Quindi non hanno la stessa velocità. È la metà, quindi va più piano, ok? Quindi nel momento in cui si trasporta un blocco su dei rulli, i rulli avanzano con una velocità inferiore, ok? Quindi dal punto di vista pratico, praticamente il rullo posteriore, avendo il blocco naturalmente una lunghezza finita, esce dal contatto, naturalmente, ok? E poi bisogna ripristinare un altro rullo in avanti, evidentemente. Questo accade perché, ripeto, la velocità del centro del rullo è più piccola di questa, quindi questo va più veloce rispetto all'avanzamento del rullo. Va bene? Ok. E questo è un discorso che ci porta in maniera molto semplice, anche se non è questo l'obiettivo principale della lezione di oggi, al concetto della ruota con asse fisso. Ok? Quindi se io anziché un rullo vado a considerare questa volta una ruota ad asse fisso che vuol dire che è collegata al blocco, quindi ho una sorta di carrello, una situazione di questo tipo, va bene? Ci siete? Allora, che cosa succede in questa nuova situazione? Se questa è la velocità di avanzamento del blocco, in questo caso del carrello, e questa velocità, siccome questo è tutto un corpo rigido, questa velocità coincide con questa. Ok? In condizioni di puro rotolamento, sempre della ruota, noi abbiamo una situazione di questo tipo. Questo è ancora il centro di istantanea rotazione. Ok? Quindi questo è 1, questo è 2, questo è 3, quindi la situazione è ancora che il P3 è all'infinito, che questo è il P2, ma attenzione perché il P2-3 non sta più nel punto di contatto ma sta sull'asse, quindi questo è il P2-3, giusto? Sta sull'asse. Teorema di Kennedy, naturalmente, è sempre rispettato, ok? E allora, che cosa succede? Che questa è la velocità dell'asse, ma questa è anche la velocità di questo punto ritenuto appartenente alla ruota, cioè a 2, quindi il diagramma della velocità è questo. Della ruota. Va bene? Dove questa è V, che sarebbe la velocità di avanzamento del centro della ruota, che coincide naturalmente con la velocità del blocco, ma in questo caso possiamo dire dello chassis, insomma di questo carrello, e se vogliamo possiamo andare a rappresentare anche la velocità del diagramma delle velocità del carrello, che naturalmente si muove di moto traslatorio perché P3 è all'infinito e quindi il diagramma delle velocità è costante. Quindi nel caso della ruota, ovviamente, la ruota avanza con la stessa velocità del telaio, tant'è vero che con l'automobile, diciamo, non perdiamo di solito le ruote per strada, insomma, questo è quello che accade. Bene, allora, a questo punto
diciamo, ci spostiamo diciamo come argomento, dopo aver fatto queste considerazioni di carattere generale e aver capito quali sono i vantaggi dal punto di vista del moto relativo, della presenza degli elementi rotolanti rispetto al caso di contatto diretto strisciante, ecco, andiamo a fare un ragionamento che si avvicina al discorso dei cuscinetti a rotolamento. Ecco, un'altra cosa importante però che voglio dire da subito, anche se noi focalizzeremo l'attenzione in particolare sui cuscinetti a rotolamento, quindi sulla coppia rotoidale, è che questo discorso è estendibile ed è stato esteso nelle applicazioni tecniche dei componenti di macchine anche alle altre coppie cinematiche. Quindi mi rifaccio a quanto introdotto a suo tempo all'inizio del corso, che fa riferimento alle coppie cinematiche, ok? Allora abbiamo come coppie cinematiche elementari, mi ricordo cosa, così non perdiamo di vista il ragionamento generale, abbiamo una coppia rotoidale, ok, in cui abbiamo un perno che ruota, ok, con una velocità omega rispetto ad un altro corpo. Poi qui posso andare ad interporre un cuscinetto a strisciamento, come per esempio una bronzina, che naturalmente è fatta di materiale più tenero rispetto alla carcassa, rispetto al telaio. Abbiamo visto come studiamo la situazione per il tramite del cerchio di attrito. Oppure posso andare a interporre tra questi due elementi degli elementi rotolanti, come abbiamo fatto in questo caso. Ma questa è la coppia rotoidale. Noi abbiamo studiato anche la coppia prismatica, no? La coppia prismatica che l'abbiamo schematizzata a suo tempo in questo modo, dove il moto relativo non è più una semplice rotazione, bensì è una traslazione rettilinea, ok? Allora, a questo proposito il discorso è un po' più complicato, no? Questa è la coppia prismatica, il movimento è di questo tipo, giusto? Possiamo, quello che ci interessa è il moto relativo, ma per rendere la cosa più intuitiva immaginiamo di tenere fermo questo e di considerare il moto l'uno rispetto all'altro. Va bene? Dopodiché noi abbiamo anche introdotto, se vi ricordate, la coppia elicoidale, che è la terza tipologia di coppia cinematica inferiore, dove ho due corpi rigidi, dove il contatto è superficiale, va bene? E io ho, vi ricordate, una situazione di questo tipo, poi dipende dal tipo di filetto. Dipende dal tipo di filetto, però abbiamo una situazione di questo tipo. Ok? Naturalmente queste dovrebbero essere inclinate di un certo angolo alfa. Ok? Quindi questa è la coppia elicoidale, a volte indicata con H, helical. Ok? Queste sono le coppie cinematiche inferiori. Bene. Allora, abbiamo visto quali sono dal punto di vista dinamico i vantaggi nel momento in cui andiamo ad interporre tra gli elementi in moto relativo degli elementi rotolanti. Allora, nel caso della coppia rotoidale, questo ci porta ad una famiglia di componenti di macchina che sono i cuscinetti a rotolamento. Come vedremo, ce ne sono di diverse tipologie. Ok? Bene, quello che mi preme sottolineare è che questo discorso è stato esteso anche qui ed è stato esteso anche qui, quindi ho dei pattini a rotolamento, ok, e ho delle coppie elicoidali e quindi quelle che sono note come viti aricircolo di sfere. Ecco, solo per aprire la mente su queste problematiche, diciamo, qui ho un modo puramente rotatorio, quindi sotto questo aspetto il discorso è più semplice. Perché qui il discorso è più complicato
che anche, diciamo, dal punto di vista cronologico sono nate dopo, proprio perché io ho dei problemi, tant'è vero che queste sono note come viti a ricircolo di sfere. Ecco, per aprirvi la mente su questo, abbiamo una situazione di questo tipo, ok? Una situazione di questo tipo, e i problemi cui accennavo prima, che sono legati a queste velocità, naturalmente me li ritrovo lì, perché è abbastanza intuitivo immaginare di andare a interporre qui degli elementi rotolanti. Ma attenzione, perché il centro del rullo, dell'elemento rotolante, si muove più piano dell'altro corpo, ok? E quindi naturalmente arriva in ritardo. Allora bisogna prevedere un sistema di ricircolo che mi riporta questi elementi rotolanti nella posizione iniziale, giusto? Quindi su questo immagino che sia abbastanza chiaro la maggiore complessità. Bene, detto questo, a questo punto ci concentriamo sulla coppia rotoidale con elementi rotolanti, cioè sui uscinetti a rotolamento. Allora, incominciamo a fare uno schemino per capire come sono fatti questi cuscinetti a rotolamento. Partiamo da quello classico. Il cuscinetto classico è il cuscinetto radiale rigido a sfere, va bene? Che è fatto sostanzialmente in questo modo. Abbiamo un anello esterno, abbiamo un anello interno e poi abbiamo degli elementi rotolanti che sono naturalmente interposti tra questi due elementi. In questo caso particolare gli elementi rotolanti sono delle sfere, tant'è vero che questa tipologia di cuscinetto è nota come cuscinetto radiale rigido a sfere. Naturalmente gli elementi rotolanti sono in numero maggiore, in questo caso diciamo ne riportiamo soltanto 4 per semplificare le cose. Allora, cosa può succedere in fase di montaggio? Questa in effetti è una coppia rotoidale, ok? Una coppia rotoidale in cui vado ad interporre tra i due elementi, vale a dire l'anello esterno e l'anello interno degli elementi rotolanti. Cosa può succedere? Mi interessa il modo relativo. Molto spesso viene fissato l'anello esterno in fase di montaggio, quindi calentato in maniera forzata con delle opportune tolleranze molto strette, molto rigide da rispettare, e poi abbiamo un anello interno che viceversa viene solitamente calentato sull'albero, ok? Quindi abbiamo un elemento solidale all'anello interno e l'altro elemento solidale all'anello esterno, e posso generare moto relativo, va bene? Moto relativo con una certa velocità angolare. Allora, in questa condizione, immaginiamo che questa sia la velocità angolare dell'albero, cioè dell'anello interno, possiamo andare a fare un'analisi cinematica. Un'analisi cinematica. Allora, questo è il centro di rotazione dell'anello interno, immaginiamo che ci siano soddisfatte tutte le condizioni di puro rotolamento, quindi se io vado a considerare questo punto, posso ricavare la velocità di quel punto ritenuto appartenente all'albero, che non è nient'altro che la velocità periferica dell'anello interno, e quindi io ho questo vettore velocità con questo diagramma delle velocità sempre lineare, ok? Questo lo possiamo indicare per esempio con RI interno, e quindi questo vettore velocità sarebbe omega RI. Per quanto riguarda la sfera, che è l'elemento rotolante, ecco, la sfera rotola senza strisciare sull'anello esterno, va bene? E quindi questo è il centro di istantanea rotazione nel moto assoluto della sfera, ok? Questo invece è il centro di istantanea rotazione
nel moto relativo tra l'anello interno e la sfera. Ok? Bene. Di conseguenza, il diagramma delle velocità può essere sviluppato ancora in questo modo, con l'obiettivo di andare a mettere in evidenza la velocità del centro della sfera, cioè del centro dell'elemento rotolante. Ok? Del centro dell'elemento rotolante. Posso quindi andare ulteriormente ad evidenziare una velocità angolare che riguarda la rotazione del centro della sfera. Va bene? Perché questo ci porta a delle altre considerazioni importanti. Quindi vado ad evidenziare con questa circonferenza il centro, la traiettoria descritta dal centro di tutti gli elementi rotolanti, di tutte le sfere naturalmente, si muovono tracciando questa circonferenza, la cui velocità periferica corrisponde alla velocità del centro della sfera, e quindi se vogliamo evidenziare la velocità angolare, devo congiungere questo punto con il centro di rotazione, cioè vale a dire ancora una volta con il centro O. Va bene? Ok, bene, la cosa importante è che naturalmente, siccome le condizioni di carico sono in genere variabili, per la presenza di vibrazioni che possono nascere, eccetera, è ovvio che qui bisogna introdurre un altro componente. Non è sufficiente lasciare le cose in questo modo, bisogna introdurre quella che si chiama la gabbia distanziatrice tra gli elementi rotolanti, perché altrimenti durante il movimento, a causa di vibrazioni, a causa della variabilità del carico, questi elementi possono avvicinarsi o allontanarsi, ok? Cambiando completamente la funzionalità e compromettendo la funzionalità del cuscinetto stesso. Quindi è assolutamente indispensabile l'inserimento di una gabbia distanziatrice, che vado a schematizzare in questo modo, ok? Questa gabbia distanziatrice naturalmente presenta degli strisciamenti, degli inevitabili strisciamenti con gli elementi rotolanti, va bene? E posso schematizzarla in questo modo. Siete? Naturalmente la gabbia lo faccio qui per non complicare la situazione lì dove sono riportati i diagrammi di velocità. La gabbia naturalmente passa sopra qui, eh? Ok? Quindi qui praticamente avete una situazione in cui la gabbia, diciamo, copre l'elemento rotolante, d'accordo? Bene. Allora, che cosa vuol dire? Vuol dire che noi qui possiamo andare ad evidenziare la velocità angolare della gabbia, va bene? Quindi cosa possiamo scrivere? Possiamo scrivere che la velocità angolare della gabbia sarà uguale ad omega, che sarebbe la omega dell'albero, moltiplicato RI, cioè il raggio dell'anello interno, ok, e mi dà questa velocità, diviso cosa? Diviso il diametro della sfera, cioè dell'elemento rotolante, e questa mi darebbe, questo termine mi darebbe la velocità angolare della sfera, ok, nel suo moto assoluto rispetto al telaio, appunto. Ma se vado a dividere, quindi omega r con i diviso d mi darebbe la velocità della sfera, in realtà qui dovrei moltiplicare con questo ragionamento d mezzi,
e dividere ancora, quindi moltiplicare ancora per il raggio interno più dimezzi. Quindi questo termine corrisponde alla velocità angolare della sfera moltiplicato per questa distanza che è il raggio della sfera, mi dà questo vettore velocità, ok? Quindi questa sarebbe la velocità della gabbia come velocità periferica della gabbia, diviso questo raggio che sarebbe il raggio interno più il raggio della sfera e ottengo la velocità angolare, va bene? Quindi questo termine, no, questo non si sente niente, scusatemi, e questa è l'espressione che noi otteniamo per quanto riguarda la velocità di rotazione della gabbia, che naturalmente è nello stesso verso. Va bene? Si può sviluppare e arrivare ad un'espressione più semplice. Ok, naturalmente ci sono delle altre applicazioni un po' più rare in cui viene ritenuto fisso l'anello interno e ruota l'anello esterno. Si può effettuare un'analisi cinematica sulla falsa riga di quanto fatto qui. Ma quello che volevo mettere in evidenza, che ha una certa importanza, è la velocità di strisciamento tra l'elemento rotolante e la gabbia. Ok? Allora, questo discorso può essere messo in evidenza in questo modo. Allora, lasciatemi fare qui uno schema un po' ingrandito. Quindi, questo è l'elemento rotolante, questo qui ingrandito, vedete? Ok, io ho già messo in evidenza qual è il diagramma delle velocità, che abbiamo visto essere questo. Stiamo considerando il caso in cui è fisso l'anello esterno, ci siete? Allora qui vado anche a riportare lo schema della gabbia, la gabbia sezionata. Ecco, se noi vogliamo ricavare in questo punto la velocità di strisciamento, cioè di moto relativo tra gabbia e elemento rotolante, che inevitabilmente c'è in tutti gli altri contatti, possiamo con buona approssimazione ipotizzare un contatto di puro rotolamento, qui invece abbiamo uno strisciamento. Ok? Bene, allora questo moto assoluto dell'elemento rotolante, che è una sfera, quindi in altre situazioni può essere un rullo, per esempio, può essere decomposto in una traslazione più in una rotazione, ok? Quindi noi dobbiamo andare a calcolare la velocità, quindi se questo lo indico con O, oppure indichiamolo con A e a questo punto lo indico con B, questa è la velocità di A, giusto? Questo è il centro della sfera, che lo indico P0, centro di istantanea rotazione. Allora, dalla cinematica, se io voglio calcolare il vettore velocità del punto B, questo è P con 0, devo congiungere P0 con B e rappresentare il vettore velocità. Quindi congiungo P con 0 con B, il vettore velocità è questo. Ok? Perpendicolare alla congiungente. Quindi questa è la velocità del punto B. Ci siete? Perché? Perché questo è il campo vettoriale delle velocità intorno a P con 0 e questa è omega s, cioè la velocità angolare istantanea dell'elemento rotolante, cioè della sfera. A questo punto io ho fatto riferimento a P con 0, ma non mi devo dimenticare il teorema di Galilei Varignon, che dice che la velocità di B
uguale alla velocità di A più la velocità di B rispetto ad A, e questa la posso esprimere come la velocità di A più la omega S della sfera vettora B. Ok? Questo è sempre vero nella cinematica del corpo rigido. Inoltre noi sappiamo, dalla cinematica del corpo rigido, che le componenti delle velocità sulla retta congiungente in due punti devono essere uguali per l'ipotesi di corpo rigido, altrimenti i due punti si allontanano o si avvicinano. Quindi se io vado a considerare la componente di questa velocità sulla retta congiungente a B, ok, viene fuori che questa componente deve essere uguale alla velocità di A, e inoltre ho quest'altra componente che è quella relativa. Ci siete? Quindi questo è il campo vettoriale rispetto a P con 0, ma questo vettore velocità lo posso decomporre in queste due componenti, cioè la componente secondo la direzione AB e la componente normale, giusto? E come sta fatto qui, naturalmente. Cioè questa è la V con B è uguale alla V con A più omega S a B, ma omega S a B è proprio questa, giusto? Quella perpendicolare. Ci siete? Qual è la velocità di strisciamento? È esattamente questa, cioè la velocità di strisciamento corrisponde proprio a questa componente. Perché? Perché nella direzione verticale la gabbia ha velocità nulla, perché la gabbia sta semplicemente ruotando intorno al punto O. Quindi la velocità di questo punto ritenuto appartenente alla gabbia coincide con la V con A, cioè con questa componente. L'altra componente invece è una componente di velocità di questo punto ritenuto appartenente alla sfera, e quindi corrisponde alla velocità relativa, cioè alla velocità di strisciamento. Questa è la velocità di strisciamento tra gabbia ed elemento arrotolante, e quindi può essere espresso in maniera scalare in questo modo, cioè come prodotto della omega S della sfera moltiplicato la distanza AB, ma AB non è nient'altro che il raggio della sfera, giusto? Per AB, che è il raggio della sfera. Ok, quindi abbiamo effettuato l'analisi cinematica di un cuscinetto radiale rigido a sfera e abbiamo messo in evidenza, sempre nel campo della cinematica, come è possibile calcolare la velocità di strisciamento tra elemento rotolante e gabbia. Allora, a questo punto vorrei dare qualche ulteriore dettaglio costruttivo per il cuscinetto radiale rigido a sfere, poi vedremo qualcosa di simile anche per le altre tipologie, prima di effettuare l'analisi delle forze e quindi dare delle informazioni per quanto riguarda il dimensionamento e la scelta poi del cuscinetto. Bene, abbiamo dato questa rappresentazione schematica. Proviamo a dare una rappresentazione un po' vicina alla parte costruttiva, no? E a tale proposito vado a considerare una sezione del cuscinetto. Bene? E allora abbiamo una cosa di questo genere. Per quanto riguarda l'anello esterno visto in sezione, abbiamo una situazione di questo tipo. Qui abbiamo un elemento rotolante che è la nostra sfera, quindi qui vado a sezionare l'anello esterno, quindi sto effettuando una sezione in questo senso, ok? Dando qualche dettaglio in più sulla parte costruttiva, perché come vedete l'anello esterno e l'anello interno
presentano delle gole all'interno delle quali rotolano gli elementi rotolanti, cioè in questo caso la sfera. Queste gole hanno una forma toroidale, va bene? Ecco, questo è importante perché diciamo, abbiamo un'idea di come è fatto e naturalmente questo ci porta a capire meglio anche qual è la sollecitazione a cui sono soggetti i cuscinetti. Va bene? Quindi abbiamo uno schema di questo tipo, un po' semplificato, ma insomma ok? Ecco, le misure caratteristiche di un cuscinetto di questo tipo sono sicuramente diametro esterno, diametro interno e spessore, ok? Che sono poi i parametri che voi andate a trovare sui cataloghi dei cuscinetti. Va bene? Quindi qui abbiamo un diametro interno di piccolo, un diametro esterno di grande e lo spessore che è importante per il montaggio, solitamente indicato con meno. Va bene? Questi sono i parametri di scelta. La cosa importante che sottolineo ancora è che qui abbiamo questi elementi rotolanti che rotolano su questi anelli, ma questi anelli, se voi li vedete smontati, presentano delle gole, ok? Quindi il rotolamento avviene all'interno di queste gole, per cui i raggi sono diversi, ok? Cioè il raggio della sfera non è uguale al raggio della gola, vedete che la gola ha un raggio più grande, ok? Per evitare forzamenti, e l'obiettivo è sempre quello di avere questo il più piccolo possibile, perché se questo è il più piccolo possibile vuol dire che devo applicare una forza che è la più piccola possibile, ok? E quindi minimizzare la resistenza al rotolamento, cioè la resistenza al motore rotativo. Allora, nel momento in cui abbiamo capito, diciamo, anche dal punto di vista costruttivo, come in qualche modo è realizzato un cuscinetto, almeno di questo tipo, radiale, rigido, a sfere, andiamo a vedere un po' come stanno le cose dal punto di vista dei carichi, dell'analisi dei carichi. Qui naturalmente per completezza dovrei riportare anche la sezione della gabbia distanziatrice tra gli elementi rotolanti. Allora, mi sposto ancora dall'altra parte e andiamo ora ad analizzare le forze. Allora, teniamo innanzitutto a mente che noi utilizziamo dei cuscinetti, diciamo, per realizzare delle coppie rotoidali, va bene? Quindi immaginate che questa sia l'estremità di un albero su cui evidentemente sono calettati dei componenti di macchine, il disco di un freno, un volano, una ruota dentata, una puleggia, una carrucola, ok? Una manovella di qualsiasi tipo e così via, e ci sono questi alberi che poi devono essere supportati e l'appoggio è rappresentato proprio da un cuscinetto, va bene? Immaginate che il cuscinetto sezionato sia posizionato per esempio qui e ci troviamo davanti a una situazione di questo tipo, ok? Perché vi faccio questo schemino un pochino più dettagliato? Perché in effetti qui vengono trasmessi dei carichi che agiscono sul cuscinetto, va bene? Cioè il cuscinetto deve sopportare questo carico e consentire naturalmente un moto relativo
rotatorio in questo caso, con la minore resistenza possibile, per quanto detto prima. Ma qual è il carico cui sono soggetti gli elementi rotolanti? Perché gli elementi rotolanti si muovono, ok? Con una velocità del centro dell'elemento rotolante, della sfera o del rullo, che è diversa dalla velocità di rotazione dell'albero, cioè dell'anello interno, per esempio, ok? E quindi di conseguenza questi elementi rotolanti percorrono queste piste, ok? Con un moto relativo, e quindi sono soggetti ad un carico variabile, perché una volta, se la direzione del carico è costante, l'elemento rotolante è quando sta sotto sente il carico, quando sta sopra no. Quindi cominciamo a capire che ciascun elemento è soggetto a carico variabile. Ok? Quindi, come spesso accade, quasi sempre, nella meccanica, siccome noi siamo, diciamo, diretti alla progettazione delle macchine, dove ci sono naturalmente degli elementi in moto relativo, naturalmente abbiamo dei carichi variabili, non dei carichi fissi. E quindi, diciamo, lo stato di sollecitazione è molto più gravoso che non nelle condizioni statiche. Bene, questo già si comincia a vedere nel caso dei cuscinetti. Allora, lasciatemi fare ancora uno schema, un disegno, lo facciamo abbastanza grande, perché, diciamo, le cose che dobbiamo dire richiedono uno schema chiaro. Vado a rappresentare anche l'anello interno, lo faccio un po' più grande e quindi con delle dimensioni degli elementi rotolanti un po' più piccoli, per i motivi che capirete. Allora, immaginiamo ancora, perché la cosa è più intuitiva, di considerare fisso l'anello esterno. L'albero trasmette un carico per il tramite dell'anello interno, che a sua volta schiaccia gli elementi rotolanti e quindi di conseguenza trasferisce il carico anche all'anello esterno, ossia al telaio. Va bene? Quindi io ho questa forza risultante, va bene? Che sarebbe la reazione vincolare che questo supporto esplica sull'albero, naturalmente. Ok, per il momento accettiamo che questo è P, che sarebbe il carico trasmesso. Ora che succede? Che qui ho tutti gli elementi rotolanti, io ne disegno alcuni per capire un po' qual è lo stato di sollecitazione cui gli stessi sono soggetti. Immaginiamo che uno di questi elementi rotolanti si trovi esattamente nella direzione del carico, e poi qui ne disegniamo degli altri, uno qui, un altro elemento rotolante lo mettiamo qui, dopodiché sono naturalmente equidistanziati l'uno rispetto all'altro grazie all'intervento della gabbia distanziatrice, ok? Quindi immaginiamo qui, questo lo dividiamo per due per non complicare troppo le cose, analogamente da quest'altra parte per simmetria, e individuiamo questo angolo che lo indichiamo con gamma. Questo angolo gamma è praticamente uguale a 2π, cioè l'angolo giro diviso z, z è il numero di elementi rotolanti. Va bene? Ok, vado a disegnare qui i corrispondenti elementi rotolanti. In questo modo. Va bene? Perché ho disegnato soltanto la parte di sotto? Perché gli anelli sopra, o meglio, gli elementi rotolanti sopra le sfere, sono scarichi. Sono scarichi perché se questo è fisso e il carico è trasmesso dall'anello interno che è calettato sull'albero, evidentemente in questa posizione io vado a caricare quello che stanno sotto. Ok? Quindi è inutile considerare quello che stanno sopra. Ecco, come si ripartisce questo carico sui singoli elementi? Si ripartisce in maniera diversa. Non è che tutti gli elementi rotolanti sono soggetti alla stessa forza. È abbastanza intuitivo capire
che la sfera più carica è questa, in questa posizione, giusto? Ecco, che queste due sfere naturalmente sono scariche, le ho disegnate per completezza, ma sono scariche perché? Perché vedete che la direzione che congiunge i due punti di contatto è perpendicolare alla P e quindi naturalmente la componente è zero, giusto? Questo vale naturalmente per entrambe, quindi questi due elementi rotolanti sono scarichi, questo elemento rotolante è quello più carico perché sta proprio nella direzione della forza e poi a seguire ci sono gli altri, va bene? Ecco, allora andiamo a schematizzare il problema in questo senso. Allora andiamo a considerare, prima di scrivere diciamo l'equilibrio, possiamo dire questo. Allora, qui sicuramente trascurando la parte volvente, perché qui naturalmente sarebbe troppo complicato, il modello diventerebbe troppo complicato, anche se noi sappiamo che qui al contatto naturalmente la reazione non passa esattamente qui, no, è spostata per tutto quanto abbiamo detto, ma per questa analisi è sicuramente accettabile considerare appunto che la direzione della forza è esattamente questa, va bene? E allora vado a rappresentare questa componente per esempio su questo elemento, e questa la vado a indicare con P con 0. Analogamente su questi altri, e ottengo un diagramma che preferisco disegnarlo prima perché poi è un po' complicato, quindi consentitemi di disegnarlo prima. Un diagramma delle forze che è di questo tipo: valore massimo qui e qui va a 0, di conseguenza qui avrò una P con 1 e qui avrò una P con 2. Per simmetria da quest'altra parte ho una P con 1 e ho una P con 2. Qui è 0 e qui è 0. Quindi viene fuori questo diagramma che ha questa forma come distribuzione dei carichi sui singoli elementi rotolanti, ok? Bene, siccome deve essere rispettato l'equilibrio, capiamo bene che per simmetria le componenti orizzontali sono autoequilibrate, ok? Perché se io vado a prendere la componente della P con 1 orizzontale avrei questa, giusto? Analogamente vado a prendere la componente della P con 1 orizzontale, è uguale al contrario a quella, quindi sicuramente l'equilibrio orizzontale è garantito, perché tutte queste hanno delle componenti che sono autoequilibrate. Cos'è che dobbiamo imporre qui? L'equilibrio con la traslazione verticale, e quindi posso scrivere questa equazione. Scrivo qui, per l'equilibrio, il carico totale P è uguale a P con 0 più P con 1, devo prendere la componente verticale, ma la componente verticale, tutti questi angoli, allora questo angolo è naturalmente gamma, quindi anche questo è gamma, vado a prendere questa componente, quindi ho un P con 1 coseno di gamma, P con 1 coseno di gamma. Scusate, qui c'è un 2, perché questo vale naturalmente anche per quest'altra, e quindi ho la somma di queste due che sono uguali per simmetria, quindi 2 P con 1 coseno gamma più 2 P con 2, qui devo prendere sempre la direzione della verticale che è questa. Capite bene che questo angolo naturalmente sarebbe uguale a questo, cioè questo angolo è uguale a 2 gamma, giusto? Quindi ho 2 P con 2 coseno di 2 gamma. Qui ho considerato un certo numero di elementi rotolanti,
Naturalmente questo discorso vale in generale anche per un numero n di elementi rotolanti. Va bene? Questa è un'equazione importante che posso scrivere e deriva da considerazioni di equilibrio delle forze. Bene, siccome qui noi entriamo, diciamo, nel campo elastico, cioè dei corpi deformabili, e qui dobbiamo rimuovere l'ipotesi di corpo rigido, noi scriviamo questa, ma dobbiamo anche fare riferimento a delle equazioni che sono legate agli spostamenti e quindi alla deformabilità e quindi al legame costitutivo che pone in relazione appunto forze, spostamenti, tensione e deformazione. Ecco, l'ipotesi che è stata fatta da colui che ha formulato questa teoria, che è Strebeck, ok? Allora, sono le seguenti, le ipotesi sono le seguenti, cioè che va a trascurare la deformabilità degli anelli del cuscinetto e focalizza l'attenzione sulla deformabilità degli elementi rotolanti, cioè delle sfere in questo caso. Questa è l'ipotesi. E allora dobbiamo avere comunque degli spostamenti che devono essere congruenti, ok? Nel rispetto di queste ipotesi formulate appunto dallo Strebeck. Allora, se vi faccio uno schemino qui esemplificato rispetto a quello precedente, se questo lo riteniamo fisso, ci aiuta a vedere le cose in maniera più intuitiva, io ho l'anello interno che si sposta verso il basso per azione del carico P, giusto? Si sposta verso il basso e di conseguenza noi abbiamo una situazione di questo tipo. Quindi immaginiamo che questa sia la posizione, diciamo, non deformata, non caricata, si sposta verso il basso. Attenzione, stiamo parlando di traslazione. Nella traslazione gli spostamenti sono tutti uguali, ok? Quindi possiamo qui andare a rappresentare, questo è l'anello 2, quindi lo lascio fisso, considero soltanto lo spostamento di quello interno nel rispetto delle ipotesi imposte dallo Strebeck, cioè di trascurare la deformabilità degli anelli a discapito di quella degli elementi rotolanti. Quindi questo punto si sposta di delta 0, chiaramente sarà lo spostamento massimo perché è proprio nella direzione del carico, giusto? Se vado a prendere gli altri punti, immaginiamo che questo sia il centro O, quindi lo stesso di qua, se vado a prendere la posizione con gamma, che vale a dire quindi questo punto qui, che lo rappresento qui per non complicare troppo quella figura, questo di quanto si è spostato verso il basso? Sempre di delta 0, giusto? Traslazione verso il basso, quindi si sposta sempre di delta 0, va bene? Ma a me interessa cosa? Di quanto si è schiacciato l'elemento rotolante, giusto? Di quanto si è schiacciato? È della componente delta 0 nella direzione della normale ai punti di contatto di questo elemento rotolante, vale a dire di questo qui, giusto? Quindi devo prendere la componente, ok? Quindi questo è delta 0, questo è ancora delta 0 e qui ho una componente che sarà delta 1, è quella che mi interessa, la delta 1, perché è la delta 1 normale che determina lo schiacciamento, giusto? Benissimo. E questo qui è delta, quindi io posso incominciare a scrivere questa relazione. Allora, delta 0 è quello che è, delta 1 sarà uguale a delta 0 per il coseno di gamma. Ok? Se vado a considerare l'altro elemento rotolante, quello nella posizione 2, tutto questo angolo è 2 gamma, questo punto, che è un punto sempre dell'anello interno,
si è spostato verso il basso di delta 0 lo stesso. Ma anche in questo caso devo andare a considerare la componente. Va bene? Vado a considerare anche qui la componente sulla normale i punti di contatto e questo angolo, questa volta, è 2 gamma. Quindi il delta 2 di schiacciamento dell'elemento rotolante 2 è esprimibile in questo modo, cioè il delta 2 sarà uguale a delta 0 per il coseno di 2 gamma. Giusto? Ok, se poi vado a considerare questo elemento, naturalmente è 0. Giusto? La componente, se andassi a considerare l'elemento rotolante che sta proprio in questa posizione, provate ad immaginarlo, vi faccio uno schemino qui, questa è la direzione, è tangente all'anello interno, l'anello interno si appassa nella direzione del carico di delta 0, che rappresento qui. Qual è la componente di delta 0 nella direzione di schiacciamento? È 0, naturalmente, ok? Perché è perpendicolare. Ok, bene, quindi noi possiamo a questo punto andare a tener conto di un terzo aspetto, come solitamente si fa quando andiamo a fare delle considerazioni sui corpi deformabili, cioè di un legame costitutivo. Cioè, questi sono gli spostamenti, queste sono le forze, quindi gli spostamenti devono essere congruenti, le forze devono stare in equilibrio. Qual è il legame tra forza e spostamento? Nel caso dei corpi deformabili è qualcosa che è legato alle caratteristiche del materiale, perché ogni materiale si comporta in maniera diversa. Bene, questo legame tra forze, spostamenti, tensione e deformazione per questa tipologia di sforzo è stata analizzata da Hertz con la teoria di Hertz. Bene, e lui ha riscontrato che praticamente questo legame è non lineare ed è dato da una relazione di questo tipo, cioè dove la piconi, nel caso generico per l'elemento rotolante I, è direttamente proporzionale a delta con I elevato alla 3 mezzi, quindi come vedete è non lineare, ok? Non lineare perché qui compare una radice di questo spostamento. Bene, allora a questo punto non ci rimane che andare a combinare tutte queste equazioni, no? Un po' come abbiamo fatto anche per le cinghie, se vi ricordate, anche lì abbiamo fatto delle considerazioni che chiamavano in causa gli elementi, la deformazione. Ok, abbiamo questi tre punti da tenere in considerazione, andiamo a combinare, scrivo quindi il carico totale P sarà uguale a P con 0, ma P con 0 lo posso esprimere in funzione di delta 0 per il tramite di questo legame qui, giusto? Quindi avrei P con 0 K delta 0 alle 3 mezzi, questo è quello che scrivo, quindi K delta 0 alla 3 mezzi. Poi qui ho 2 pi con 1, per pi con 1 posso fare la stessa cosa, quindi avrò un k delta 1 elevato alla 3 mezzi moltiplicato per il coseno di gamma più 2 pi con 2, cioè k delta 2 alla 3 mezzi per il coseno di 2 gamma. E così via se avessi degli altri elementi rotolanti. Ok? Abbiamo tenuto conto dell'equilibrio e del legame costitutivo.
dobbiamo tener conto anche della congruenza degli spostamenti e quindi dobbiamo fare anche queste sostituzioni. Allora questa equazione la posso ulteriormente sviluppare in questo modo, quindi qui rimane k delta 0 alla 3 mezzi più 2k delta 1, ma delta 1 è delta 0 cos gamma, quindi ho k delta 0 alla 3 mezzi per il coseno di gamma alla 3 mezzi per il coseno di gamma più 2k delta 2 uguale a delta 0 alla 3 mezzi per il coseno alla 3 mezzi di 2 gamma moltiplicato il coseno di 2 gamma, ok? Sviluppiamo ancora questa equazione, posso mettere in evidenza k delta 0 alla 3 mezzi e questo moltiplica 1 più k delta 0 alla 3 mezzi, l'ho tirata fuori, quindi qui ho 2 coseno di gamma per il coseno di gamma alla 3 mezzi, quindi qua ho coseno alla 5 mezzi gamma, sarebbe 1 più 3 mezzi, qui ho più 2 coseno alla 5 mezzi di 2 gamma. Mi fermo qui per il nostro esempio, però come capite bene questo vale per un qualsiasi numero di elementi modulari. Ancora possiamo fare un ulteriore semplice passaggio, perché quando io qui scrivo k delta 0 alla 3 mezzi praticamente sto scrivendo P con 0, cioè il carico sulla sfera più sollecitata. E quindi fa comodo mettere in evidenza qui un P con 0 e qui lascio 1 più 2 coseno alla 5 mezzi di gamma più 2 coseno alla 5 mezzi di 2 gamma. Va bene? Ok, siamo giunti a questa relazione. A questo punto lo Strebeck, per via sperimentale, perché lui ha formulato una teoria, naturalmente, che deve essere validata sperimentalmente, cosa che lui ha fatto, e i risultati danno, appunto, sono in buon accordo con le sperimentazioni. Lui che cosa ha riscontrato nel fare questa campagna di prove sperimentali? Ha riscontrato che questo termine, cioè Z, che rappresenta il numero di elementi rotolanti, diviso questo termine 1 su 2 coseno alle 5 mezzi di gamma più 2 coseno alle 5 mezzi di 2 gamma, che questo termine praticamente al variare, o meglio di questa sommatoria, no? Di questa sommatoria, perché qui ho considerato soltanto quel numero di elementi rotolanti, ma la sommatoria anche al variare del numero di elementi rotolanti, questo termine viene in sostanza un numero costante, sperimentalmente. Quindi anche al variare del numero di elementi rotolanti, che però è tenuto conto qui naturalmente perché z rappresenta il numero degli stessi, questo termine è praticamente all'incirca per le sfere uguale a 4.37. E questo lo ha assodato lo Strebeck nella formulazione della sua teoria, effettuando una approfondita campagna di prove sperimentali. Bene, questo risultato è molto importante perché qui abbiamo un numero, abbiamo una costante, quindi le cose si semplificano enormemente. Ok? Allora, a vantaggio della sicurezza, questo termine viene solitamente assunto pari a 5, quindi maggiorato. E che cosa viene fuori? Qui, se rimettiamo un po' in ordine questa espressione, qui abbiamo P uguale a P con 0, poi tutto questo termine, se questo lo assumiamo pari a 5, ok, questo sarà uguale
a 5 diviso 0. Va bene? Anzi, scusate, z diviso 5. Pardon, questo è z diviso 5, sì, è evidente, ma da questa posso andare ad esplicitare quella che mi interessa, cioè la b con 0 che è uguale a 5b diviso z. Ecco, questa è la formula di Strebeck. Come vedete è una formula semplice, perché P è il carico che è trasmesso sul cuscinetto, Z è il numero di elementi rotolanti, moltiplicato per 5 ho il carico sull'elemento più sollecitato. Quindi naturalmente il dimensionamento dove si va a fare? Sull'elemento più sollecitato, non me ne importa degli altri, perché se le cose vanno bene per questo elemento qui, naturalmente vanno bene per tutti gli altri. Ok? Quindi come vedete questo va a vantaggio della sicurezza, perché questo numero sta al numeratore e mi fa incrementare P con 0. Ok? Quindi sto considerando un carico più alto di quello, di quello che è. Ok, allora facciamo una pausa adesso.